L'Abruzzo parteciperà dal 16 al 18 marzo alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, uno stand dove saranno messe in mostra in un'altra importante occasione le bellezze di questo territorio. Sì, procede il tour promozionale dell'Abruzzo, che quindi domani, nei prossimi tre giorni, ci vedrà la BMT a Napoli. Ci presenteremo con 18 operatori, ovviamente ci presenteremo come sistema Abruzzo, come stiamo facendo oramai da tempo, quindi insieme al sistema camerale abruzzese. Evidente che il mercato partenopeo, un mercato a cui siamo particolarmente legati anche grazie alla convenzione col Napoli Calcio, che quindi vedrà la presenza di calciatori del Napoli domani presso il nostro stand. È una fiera B2B, quindi dedicata agli operatori, che l'ultimo giorno vedrà anche la partecipazione dei cittadini normali. L'obiettivo della regione è anche quello, appunto, di diversificare un po' l'offerta, anche destagionalizzare, cioè fare in modo che l'Abruzzo possa diventare una meta tutto l'anno. Assolutamente sì, questo è un obiettivo principale, perché che nei mesi invernali e nei mesi estivi andiamo bene, i numeri ci danno pienamente conforto rispetto a questa cosa. È ovvio che per destagionalizzare puntiamo anche sui grandi eventi. Vorrei ricordare che quest'anno l'Abruzzo sarà sede della grande partenza del Giro d'Italia, che rappresenta sicuramente un momento di visibilità importantissimo. La prima tappa del Giro d'Italia ha potenzialmente 100 milioni di telespettatori, e mostrare le bellezze dell'Abruzzo tutte, perché avremo una cronoprologo proprio sulla ciclovia dei Trabocchi e poi l'arrivo sul Gran Sasso d'Italia, sicuramente ci dà la possibilità di far vedere l'Abruzzo bello durante tutti i periodi dell'anno.